Cari amici, siamo qui con Claudio Daddino, cantautore di Sanzosti. Un'attività molto particolare e un percorso molto curioso. Però prima di arrivare subito al dunque, cerchiamo di fare un passettino indietro. Cominciamo dalle tue origini. Tu mi avevi detto precedentemente che la tua passione, cioè hai sempre avuto passione per la musica, però qualcosa di particolare germogliato nel 2003 Sì. Sì. con una canzone di Eros Ramazzotti. Partiamo proprio da lì. Avevo 13 anni e era uscito il disco 9 di Eros Ramazzotti e c'era il singolo Un'emozione per sempre in rotazione sulle radio. E lì mi è scattata una molla, ho scritto la mia prima canzone. Poi da lì non ho mai smesso di scrivere canzoni, È ad oggi. stato proprio Continuo come ancora. un effetto domino praticamente. Come dice, non so, Vasco Rossi forse diceva, le canzoni sono nell'aria, bisogna cercarle. Mi hanno cercato, mi hanno trovato. Tu hai trovato loro hanno Esatto. cercato te, è stato un amore a prima vista, Sì. È diciamo. E come è continuato poi? duraturo. Cosa hai fatto poi nel corso È contento che io ho del... continuato a scrivere canzoni, fin quando poi è arrivato il 2009, che c'è stato l'incontro artistico, chiamiamolo così, con Andrea Febbo. E molte dritte sulla scrittura me le ha date lui e diciamo che sono riuscito a migliorarmi negli anni. Però non si migliora mai abbastanza, non continuo a scrivere, cerco di migliorarmi perché più si scrive più si migliora la scrittura e così si continua. Tu hai fatto anche un percorso universitario parallelo, Sì, giusto? In comunicazione scienza della e comunicazione, danza. sì. No, Indirizzo musicale, hai scienza della fatto... comunicazione, poi con la musica, beh, nel 2017 ho fatto il concorso Canoro. Sono stato tra i 10 finalisti del concorso Canoro di Cecilia, organizzato da Cecilia Cesario, dove ho duettato con Daniele Groff. A seguito di quel concorso poi mi sono iscritto alla scuola della voce e produzione, appunto, di Cecilia. E lì ho avuto un po' modo, insomma, anche di migliorarmi, insomma, di mettermi alla prova con me stesso. E adesso quali sono i tuoi progetti futuri? In questo Su cosa stai momento, lavorando? a seguito del... Siccome lo scorso anno ho scritto per Alfredo Bruno l'antidoto al veleno che è arrivato nei 10 finalisti di Musica contro le Mafie, quest'anno siamo in gara con Musica contro le Mafie, con il brano Rosa, insieme con Francesco Vinciotti, cantautore romano, e Robertino Giacomo Antonio. È una canzone, ma è un progetto, oltre ad essere una canzone, è un progetto in cui credo molto. Vediamo, domani sapremo come vanno le cose. Domani, oggi è 22, quindi diciamo Sì. che oggi è 22 noi, domani sappiamo come andranno le cose. Quindi questa registrazione poi magari andrà in onda Ma è il prima possibile. Quindi restiamo in attesa. Tra i tanti tuoi scritti, tra le tante tue composizioni, Sì. c'è un genere musicale sul quale verti principalmente? Ci sono determinati influssi anche nelle parole che scrivi? Ci sono dei messaggi che tu vai a ricercare particolarmente che vuoi trasmettere? Oppure cerchi di destreggiarti nei vari Sì, generi? allora diciamo che il cantautorato, io sono figlio del cantautorato, nel senso che ho ascoltato molto, sono cresciuto con i grandi cantautori della musica italiana, però non mi do un limite, nel senso faccio quella cosa lì e basta. Le canzoni arrivano, quindi poi come È arrivano? l'ispirazione, Esatto, è non si può l'ispirazione. spiegare l'ispirazione, è una cosa magica. È una cosa magica, sì, quando arriva, arriva, come recitava quella famosa Esatto. pubblicità del Natale, visto che siamo anche in clima natalizio. E beh, allora noi ringraziamo Claudio Grazie a Daddino te, grazie a te. e vi invitiamo a seguirci e restate sintonizzati. A presto. Ciao.